Quindi al fotografo gli diamo, certo, solo, come il solo il bancomat, solo il bancomat, ma anche la carta sì, vai, pure la carta sì, non costa niente, non costa niente. Al vice sindaco, grazie, grazie, al vice sindaco, al vice sindaco, allora voi vi accorgete subito se avete fatto un bel lavoro, le ricariche sono quelli, i cittadini, quelli contenti fanno le ricariche, ma Fiore lui ricarica da Ferrara con i vitelli, no, era Ponzoli, c'era Ponzoli, ma Fiore era Ponzoli. Dov'è? No, vice sindaco, sì. Al vice sindaco. Carta sì e bancomatte, vai. Sì. Bancomatte. Questo per esempio, che ti posso dire? Come si chiama? Vincenzo lui può fare, capito? Te la ricarica lui? Se c'è problemi, puoi girare il mondo. La dottoressa? Ma questa c'ha una ricarica già di 500 euro in su, quindi già uno voglia, può fare anche bel viaggio. Poi chi è? Tutti i cittadini che telefonano, Renato per esempio, fa la ricarica, Angelo da di cosa? Scusa, la giornalista... Quello non è telefonino, quella è una ricarica senza... E la giornalista non ce l'ha? Porca miseria, eccola qua, una per te, una per tuo marito... E questo tanto c'è Angelo che fa la ricarica, vai. E un altro banco, Matteo, vai. E ora andiamo a vedere un po' cosa hanno fatto queste donne. Adriano, aspetta, qua un altro banco, ma ti chi lo diamo? C'è l'ha dietro, c'è l'ha dietro. Guarda, guarda, è direttore lavoro. Questa c'è la ricarica già di 500 euro in su, questo qua, quindi c'è già 1000 euro in mano. Se i cittadini sono rimasti contenti di lavori, loro possono fare la ricarica, no? Quindi quando sente lo squillo del telefono e sente, è senz'altro una ricarica dei paesani. Se non sente niente, vuol dire che... Vedete, c'è un problema.